amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi insieme a Stefania Anducci di Cottage Garden andiamo a vedere una pianta che si utilizza molto nel giardino all'inglese. Di cosa stiamo parlando, Stefania? Allora, queste sono zinnie, è una pianta, voglio dire, che si usa, è una pianta annuale. È una pianta che comunque è molto molto bella perché è molto rustica, facile da come manutenzione, molto facile da coltivare, da seme, viene seminata, quindi viene prodotta da seme e fa una fioritura lunghissima. Per lunghissima cosa intendi? Fino all'autunno, quindi dall'estate fino all'autunno continua a fiorire. È molto generosa, quindi come... Sì. Interrottamente, tra l'altro ci sono molte nuanze, molte forme comunque della zinnia. Questa è una zinnia Elegance, è una zinnia fusto alto, quindi anche da taglio. Quanto può crescere, fino a che altezza? 80-90 centimetri. Ah, però, sì. Ma riesce ad avere un portamento da solo o ha bisogno di un tutore? Diciamo è meglio mettere comunque un tutore per il vento, se ci sono comunque zone ventose, si aiuta la pianta a essere più stabile con la radice. Quindi è una pianta che io consiglio in una bordura mista, perché comunque fa da struttura per una bordura di perenni anche, quindi riempie gli spazi. Queste sono sempre zinnie, giusto? Sì, 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 sono sempre zinnie, sempre un'altra sfumatura. Anche questa Elegance. Anche questa. Sì, anche questa. Che bella. Questa sull'arancio, a petalo comunque. Colori semplice. Infiniti? Colori infiniti e anche sfumati. Quindi si può giocare benissimo anche con le altezze, perché le zinnie ce ne sono in miniatura, sono più alte, medie, quindi si può creare volendo una bordura con 3-4 varietà di zinnie. E dicevi prima che sono di riproduzione semplice, quindi col seme io a fine stagione raccolgo il seme? Sì, si semina comunque, diciamo, quando inizia a fare caldo, inizio aprile si può già fare una semina, si porta avanti comunque la semina e poi si mettono a dimora quando sono alte un 10 centimetri, 10-15 centimetri, ecco. Comunque allora terra. Questa è, diciamo, che è una delle piante, possiamo dire, regine dei giardini all'inglese, è molto presente all'inglese, ma diciamo anche è una pianta che domina nei giardini anche estivi, quindi perché con i colori e è una zinnia, la zinnia ha bisogno del caldo. Quindi è una pianta che va bene dall'estate fino all'autunno, ininterrottamente fiorisce e va bene anche perché ci sono molti colori, molte forme, ci si può giocare tanto. Ecco, allora un'ultima cosa che ti chiedo, poi chiudiamo questo video. La posizione deve avere sempre molto sole, dalla mattina alla sera. Sì. Sì, molto sole, perché comunque è una pianta da sole. E quindi il terreno, anche se non è molto bagnato, va bene lo stesso? Terreno drenato, sempre, comunque drenato, va mischiato il drenaggio con terriccio del giardino e va bene. È una pianta rustica che si adatta, quindi, a terreni anche... Ok, non diciamo, troppo soggetta a malattie. Allora, la zinnia l'unica, diciamo, è l'afide. Quindi l'afide, io uso per esempio la propoli, che è una, voglio dire, naturale delle api, sì, e quindi viene spruzzata la propoli all'1% diluita in alcol e poi spruzzata con acqua diluita in acqua all'1% per e questo le combatte? Sì. Va, ovviamente, come tutte le cose naturali, va ripetuta a distanza di poco tempo. Quindi certo, è più blanda rispetto a una cosa chimica. 5-6 giorni va ripetuto il trattamento. Bene, allora abbiamo fatto veramente un bel video qui insieme a Stefania, abbiamo conosciuto questa bellissima pianta che è la zinnia. Come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù se questo video vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, e soprattutto di spolliciare, e al prossimo video. Ciao!